Ciao a tutti ragazzi, sono Mattia e Remo, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Smeraldo Nuzlocke. Allora, voglio subito andare in palestra senza perdere in chiacchiere, perché io sono così spiccio, bisogna arrivare subito al sodo. Allora, metto la squadra, metto come primo Pokémon, che ho messo? Non ho visto, non ricordo, ho messo Wingull, penso di aver messo Wingull perché ha visto l'acqua e inoltre è un buon, è un bel aiuto. Allora, cominciamo subito la sfida contro Bullo! Ok, Geodude contro Wingull. Allora, ci vado subito con Pistola Acqua. Spero che non abbia vigore. Dovrei in ogni caso... sì. Ok, infatti è sufficiente. L'ho già fatto fuori, bene. Sono felice. Allora... partiamo subito e uno è andato, dai, speriamo che vada tutto bene, speriamo che vada tutto bene perché mamma mia le palestre mi spaventano un poco. Un altro bullo, qua penso ci sia un incontro in doppio, molto bene, dai, forza, fatti sotto, fatti sotto, eccoci qua. Tra mille lotte di difficoltà hanno 4 Pokémon. Hanno 4 Pokémon, partono subito con Geodude, io parto subito con Wingull e Slumish. Ho un doppio vantaggio su di loro. Parto subito con Pistola Acqua e Assorbimento. Vediamo un po' cosa fare, però con Pistola Acqua e dovrebbe essere sufficiente. Infatti uno è fuori, molto bene. Slumish, vai anche tu. Un altro Geodude. Slumish usa palazzo segno, ovviamente fallisce, molto bene. Ora vi devo portare questa roba fangata, sì sì, mi fai malissimo. Allora vai subito ancora con Pistola Acqua. E tu usa ancora, usa assorbimento, che forse un po' va meglio. Pistola d'acqua è un altro che dovrebbe essere fuori. Molto bene, l'allenatore è sconfitto, manca l'altro. Benissimo, vediamo il danno che gli fa. Buon danno, bravo Slumish. Bravo. Bravissimo. Molto bene, è rimasto un Pokémon, credo. Oh, abbiamo vinto. No, è rimasto un Pokémon, giusto. L'ultimo Pokémon dovrebbe comunque si andare giù con un Pistola Acqua. E dopo ci aspetta Petra, la cava palestra. Allora, proseguiamo. Qua vittoria agguantata. Proseguiamo, livello, sono salito anche di livello, molto bene. Molto molto bene. Proseguiamo, ho sconfitto Bullo e Avventuriero. Proseguo, ecco qua la capolestra Petra. Allora, mamma mia, aiuto, quanti Pokémon ha? 2? Momento copertina. Momento copertina, ok, via. Partiamo, partiamo subito, partiamo, ecco qua che parte la sfida contro la cova palestra. Oh, hai 3 Pokémon, ne ho convinto 2. Ok, Geodude contro Wingull. Geodude contro Wingull, allora, pistola d'acqua. E si è sistemato? Molto bene, 1-0 per noi ragazzi, ma quello che mi spaventa non è assolutamente Geodude, ma un altro Pokémon. Ok, io switcho. Cambiamo. Mando Slumish. Speriamo che basti. Un altro Geodude. Assorbimento, vai Slumish.
Fai di tanto danno. Buon danno. Buon danno, ancora una volta è la gara bastare. Ancora una volta la gara bastare, la luce scura. Aumenta la difesa, eh. Luce scura, dai. Ok. Ah, ho usato una pozione. Mannaggia il diavolo, non mi ero accorto. Vabbè, niente, non importa. Andrei KO adesso. Ma ancora, ma smettila. Ma smettila, ma non ti vergogni. Vergognati. Tanto andrei KO comunque. È solo questione di turni, ok? Gli ho fatto più danno di prima. Ok, adesso dovresti essere fuori. Perfetto. Adesso sì ragazzi, che mi spaventano un po' questo Pokémon. Questo Pokémon più forte, di che livello sarà? Non ricordo, sapete? Non sapete? Invece non lo so. Sì dai, switcho. Sono un po' indeciso su cosa fare. Allora, io so che Pokémon ha, però sì, meglio cambiare. Manda lo starter, che è il Pokémon più forte che ho. Mantip. Sono overlevellato? Non credo. Che livello è lui? Ha la faccia! È il mio stesso livello, io che pensavo di essere troppo forte. Visto l'acqua? Dai, vediamo. Poco. Oh, roccia tomba, aia, fa danno, cavolo. Gioco. Non posso switchare. Vinciamo, perdiamo massimo. Dai, bravo, buon danno, ancora un colpo fuori. Mannaggia, questo non ci voleva, la baccaraccia. Si ricarica. Ma non neanche poi tanto, dai su, azione, calmo, bravo, facci piano, ok, ancora una volta è fuori, occhio, attenzione ragazzi, attenzione, mamma mia, mi sono preso la kill, ma ho rischiato, chi andava a immaginare che lui mi togliesse così tanta vita, aiuto, livello 16 per Madcap meritato. Ora ci aspetta l'evoluzione, abbiamo battuto Petra la cava palestra, che rischio, avete visto quanto danno? Per fortuna che non mi ha shottato, altrimenti abbiamo perso lo starter. Ora si vede la sua evoluzione, molto bene, il Maston. Mamma mia che rischio, molto molto bene, stanno diventando un po' più forti. Che rischio. Forza. Avanti. Sì, certo, voglio a tutti i costi farmi fare il colpo di fango al posto di Ruggito. Taran! A imparare a colpo di fango. Colpo di fango, vero sì. Posto di fango è bello, vediamo quanti minuti siamo intanto. Proseguiamo, qui ci dà la medaglia. Mamma mia, quanto tempo è che non gioco a Smeraldo. Tantissimo. Proseguiamo. Ok, usciamo dalla palestra. Mi piace dire di sera questa serie. Fuori.
Adesso ce lo sappiamo cosa ci aspetta. No, io lo so. Ok. Guarda, capitano della minerce, ok. Allora, adesso io voglio andare a rimettermi in sesto la squadra. Ok, ecco fatto. Ora, non avevamo preso l'MN Tiger, ragazzi. Voglio prendere l'MN Tiger, dove sarà? Qui no, di sicuro. Non l'avevamo presa. Eccola qui, trovata. Eccola qui il tizio che ci darà l'MN Tiger. Dai, prendiamo l'MN Tiger. Anche se ci sarà poco utile, cioè per il Pokémon 50 di potenza, direi di... cioè che ci sono mosse migliori alla fine, no? Ci sono. Ok, ora devo andare alla grotta per aiutare il lupo dei mari, così come definito nella versione animata. Ok, diamo un'occhiata un po' a che Pokémon dobbiamo allenare, magari di proseguire con Wingull, anche perché adesso possiamo fare un'altra cattura. Speriamo di trovare il Pokémon che desidero, perché ci sono anche tanti altri Pokémon in questo percorso, come Machop, Skitty, e speriamo di non trovare uno di quelli, perché non è il caso, insomma. Dai, forza, Ci sono gli allenatori. No, non guardarmi, ok. Voltati. C'è pieno, voltati. Brava. Vediamo. Pokémon. Oh, taglio! Bellissimo! Era quello che volevo. Benissimo, primo incontro, taglio. Allora, vediamo di prenderlo. Super suono. Lo confondiamo un po', perché ho paura di farlo fuori se lo attacco. Super suono, è confuso, dai, colpisciti, bravo, bravissimo. Allora, adesso provo subito a lanciargli una Pokéball. Forza, vai Pokéball, cattura. Ok, vediamo. 1, 2, mannaggia, non l'ho preso. Cosa posso fare? Non lo so. Ok, devo anche fare lì. Benissimo. Ruggito, certo. Dai. Confondilo! Poca energia, vabbè, non mi importa. Devo catturarti, perché sei anche meglio di Ringo, secondo me. Adesso 100 volte di più. Dai, 1, 2, 3. Yes! Preso Ringo, preso Taylor. Soprannome, penso di averlo già in mente il soprannome per Taylor. L'ho chiamato Sky. Esatto, Sky. Voglio allenarlo un po', ma è fortissimo, ragazzi. Ok, ho sconfitto gli allenatori avversari. Sono pronto per proseguire. Andiamo a proseguire, entriamo nella grotta per aiutare Mister Lupo dei Mari, così come ho detto prima. Ok, qua possiamo fare un'altra cattura. Prendiamo lo strumento. Direi di finire questa quest, cioè tornare al mall e di chiudere dopo. Allora, io non ho paura, uso Wingull, perché se trovo il Pokémon selvatico... No, ok, mi sfida. Prima affrontiamo lì il Mister Hydro, il Mister oggi. Tutti i Mister,
Fai parte della sfida, non dovrebbe essere troppo impegnativa. Non dovrebbe, ha un Pokémon solo. Pucciena. Pucciena. Attacco d'ala, dovrebbe bastare. No, non basta. Grido di lotta. Pista d'acqua? Adesso abbiamo finito. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dai, voglio fare la cattura. Penso comunque sia di sapere che Pokémon mi tocca. Perché queste grotte ci sono solo loro. E quindi lasciare lo stare non mi interessa, perché comunque se potrebbe essere un buon membro. Una volta evoluto, se mai riuscirà a evolversi. Ok, abbiamo salvato Pico da quella canaglia. Certo, va bene, aspettami che arrivo. Allora dai, forza, cattura, cattura. Eccolo qua, Whismur. Whismur, il Pokémon suono. Allora, vediamo un po' come indebolirlo. Spero che non ci faccia sudare nel catturarlo, perché capite che è un Whismur. Speriamo che non mi faccia consumare troppe energie, troppe sfere. Dai, forza. Provo subito a catturarlo perché non so cosa fai. Pokéball, vai. Uno, due, tre, vai. No, ma non ci credo, ma Whismur, ma dai. Oh ragazzi, ce l'ho fatta finalmente. Mi ha fatto consumare tutte le Pokéball. Ma dai, ma non ci credo, un Whismur. Ma stiamo scherzando? Dai, lo chiamo Sound, suono. Lo chiamo Sound, suono. Ok, vai al box. Ok, possiamo uscire. Un altro, ok, sono fuori, meno male. Possiamo tornare sui nostri passi. In questi episodi farò anche il percorso dove bisogna tagliare gli alberelli e affronterò gli allenatori che mi restano. Raccoglierò gli strumenti che hanno raccolto. Ok, siamo arrivati a Demon S.P.A. Ora parleremo con il padre di Rocco, che si chiama come si chiama, cavolo? C'è anche nella serie animata. Petri, no, non mi ricordo come si chiama. Il cognome Petri. Sì, dai, comunque è uno scienziato, ecco. Vediamo quanti minuti siamo. Eccolo qui. Pietrangelo, no, non sono riuscito a leggere. Beh, comunque è lui il tizio. Ci dovrebbe avere anche uno strumento molto interessante, ma non mi ricordo quando me lo dà. Non ce lo dà adesso, vero? Sarebbe troppo comodo. Ok, va bene. Io spero che me lo dia adesso, perché sarebbe il top. Non ce l'avrà mai adesso. Oh, va bene. Basta chiacchierare! Ho premuto ancora. Ok, non mi dà. Per adesso non mi dà nulla. Me lo dai tu? No, niente. Non mi dai nulla. Usciamo dal laboratorio. Eccoci qua. Ora ci darà il Pokénav. Il Pokénav. Che vabbè, ci permetterà di metterci in contatto con gli allenatori.
c'è anche di meglio, tipo lo strumento che ci deve dare. Ok, ho fatto, sto chiamando. Sì, funziona tutto a meraviglia. Funziona tutto a meraviglia, wow. Bene, bene, bene. Allora, adesso voglio provare a controllare se me lo danno, quindi torno dentro e... No, niente, non me lo danno adesso. Vera, ciao Vera, dimmi. Cosa c'è? Questa sono le 17, ok. Vera mi vuole sfidare. Lei vuole sfidare, non mi ricordo se ha la squadra in forma o no. Sarà meglio aspettare, perché se c'è la squadra che mi ha ridotto potrebbe anche farmi fuori. E direi che non è il caso, quindi dico di no. Dico di no, vado a curarmi e torno per sfidarti. Oh, bene, lasciami andare che devo andare a curarmi, dai. Ma direi che la squadra è in forma, quindi faccio senza andare a curarmi e sfidiamo Vera. Ok, Vera, a noi due. A noi due, sfidami, certo che ti voglio sfidare. Direi di affrontare Vera e poi ci troviamo al molo e chiudiamo la parte, va bene? Vera, due Pokémon, non dovresti essere troppo complessa da sconfiggere. Allora, Wingull contro Wingull, giusto? Allora, attacco Lara, buon danno, ruggito, ruggito, allora, ancora con attacco Lara, dovrebbe essere fuori, no, resiste, no, mi ha confuso, non ci credo, mi ha confuso, attacca Wingo, attacca la vittoria in pugno, dai. No, si colpisce da solo anche, ma non ci credo. Ruggito. È confuso. Ok, attacco d'ara, bene, prima vittoria. Adesso Wingull ti switcho, perché sennò sono ancora confuso. Certo. Mando Mastomp, Madcap, mia, quanti sono già, Madcap, vai, allora, Trico, troviamo colpo di fango subito, vai, colpo di fango, oh no, è un per 4, che fa danno. Fa danno, non mi conviene tenerti in campo, colpo di fango, vediamo, fa buon danno, ma se non fa ancora un assorbimento, mi butta giù, va meno di metà vita, e lui si ricarica, io switch e mando Wingull, il nostro Water Wing, buono, ora dovrei fare la vittoria. Attacco l'ala, dai che dovrei aver vinto, attacco rapido, via, oh ma sei mosso duro, ciao, bene, va bene ragazzi, allora ci vediamo al molo, io vi inizio a salutarvi, vi ringrazio per la visione, se anche questo episodio vi è piaciuto spolliciate, sta andando tutto bene, il terzo episodio sta andando tutto bene, se il video vi è piaciuto spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto e motiveremo. Ciao ragazzi! Ci vediamo davanti al molo. Eccoci! Così alla prossima parte andiamo avanti.